devo riabituare alla vita. Infatti, così stressante. Io pensavo, dico, il mister deve un attimino ancora. Beh, e i tifosi poi ti hanno fatto ricordare dove stavi, insomma, no? Alla fine. Esatto, no, non a sé. No, cioè, capito, non proprio la, l'ambiente. La corrida, no? Il campo. Senti mister, mi pare una partita, cioè così, dovendo fare un'analisi che, in cui non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa giù, c'è cioè, la chiave per aprirla questa partita. La chiave purtroppo la stiamo cercando. Cioè, era impossibile per me, quello che interessava era vedere la reazione della squadra, la voglia di comunque di reagire a una situazione negativa per la squadra. Il cambio del tecnico porta sempre delle, certo, dei problemi. Chiaramente la partita non era semplice, anche perché c'era qualche giocatore fuori che per questa squadra è importante. Parlo di Vetruno, parlo soprattutto di Pasca, perché in quel ruolo non abbiamo un sostituto, diciamo, naturale under. Di conseguenza ha dovuto, tra parentesi, inventare De Luca esterno sinistro, non nel suo ruolo, chiaramente il ragazzo si è battuto. Tutto sommato il primo tempo a me non è dispiaciuto della squadra. Se fossimo stati un po' più cattivi forse potevamo raccogliere qualcosa in più. Secondo tempo invece la squadra si è un po' disunita, abbiamo cambiato la difesa, siamo passati a 4. E la squadra ha bisogno di tempo, secondo me, per, quindi prendo anch'io le responsabilità della partita, magari della mancata vittoria, anche se abbiamo giocato con una squadra di categoria, una squadra difficile da affrontare, una squadra che sta bene. E noi il secondo tempo, un po' per il caldo, un po' perché qualche giocatore tipo Mazzocchi non giocava da molto, non ha retto tutta la partita. Roberto Taurino aveva problemi alla caviglia, non riusciva più a correre, e insomma abbiamo finito in affanno, quindi nonostante abbia cercato di dare più profondità alla squadra inserendo anche Rizzi. Sasa Rizzi, non abbiamo trovato gli sbocchi naturali. Comunque abbiamo visto una squadra lenta, prevedibile, senza l'aggressività che le riconoscevamo. Questo purtroppo però avviene da qualche domenica a questa parte, non è soltanto io, oggi. Io posso giudicare per oggi, no? E chiaramente c'è ancora un po' di involuzione nella squadra, chiaramente si cerca di fare qualcosa di meglio, i ragazzi provano, però la lentezza è venuta fuori, i ritmi bassi purtroppo non aiutano. Le squadre che devono poi scardinare le difese avversarie, loro sono venuti molto coperti, molto attenti. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare. E hanno fatto la partita che dovevano fare. Noi li abbiamo agevolati, perché giocando a bassi ritmi oggi non si vince contro nessuno. Mister, idea della difesa a 4, no? La schierata nel secondo tempo. Si rivedrà, siccome lei ha sempre giocato una difesa a 4. Non sempre. Ma buona parte della. Diciamo, ma spesso. La rivedremo, sarà riproposta o sarà in base agli uomini che piano piano. No, io ascoltate ragazzi, io prima voglio conoscere la squadra. È inutile parlare di moduli quando non so se posso contare su determinate caratteristiche. 2 giorni a me non bastano per conoscere tutti. Se a qualcun altro magari bastano. Le dico che è un fenomeno, quindi la conoscenza diretta con tutti non ce l'ho. Mi auguro di cominciare a conoscere in settimana e poi magari valutare anche insieme alla squadra stessa, perché quando uno subentra 9 partite alla fine è difficile poi far capire o far cambiare mentalità a una squadra. Insieme a loro studieremo la soluzione migliore. Che sia a 3, che sia a 4, l'obiettivo bisogna raggiungerlo, che è quello della salvezza. Almeno ve l'ho detto, a me i numeri non piacciono. Se serve per salvare la squadra, giocherei anche a 6 dietro. Non è importante per me. Chiaramente
non si può unire la necessità dei punti con il bel gioco. Sono difficili coniugarli, anche perché la squadra l'ho vista un po' impaurita. Questa è l'impressione che ho avuto, se proprio devo dire la mia, un po' impacciata, impaurita. E la risposta non ve la so dare, perché devo parlare con loro in settimana, mi devono spiegare loro perché hanno questa paura. Poi un'ultima cosa vorrei anche dire, che la gente non è che ci ha aiutato molto. Io oggi per me è la prima volta. Non ho visto il calore che ricordavo anche in altri momenti a Nardò. Dopo 5 minuti già erano nervosi, volevano che si cambiasse, volevano che il giocatore... Non si aiuta così la squadra, assolutamente. Questo è un momento di difficoltà, devono capire. E se ci dobbiamo salvare, lo dobbiamo fare tutti insieme. Altrimenti non ne veniamo fuori. C'è un nervosismo nell'ambiente, non solo da parte... C'è un nervosismo un po' in tutto l'ambiente. Per questo, soprattutto nell'ultimo mese, per tutto ciò che è successo in questi ultimi tempi. Sì, appunto. Quindi non c'è tranquillità neanche da parte del tifoso. Per carità, per carità. Non però... è solo il cambio del tecnico. No, cioè... ma io ho capito, Salvatore, stati... non è il problema. Io non... No, voglio dire, lui cioè, si riferisce alla sì, settimana di fermo, si portano problemi economici che, non ha, che ha poi diciamo, portato dire, ai giocatori a quella scelta. Vissute, però voi le sapete meglio di me. I ragazzi è stata una settimana che non si sono allenati, qualcuno qui ho capito che non è ben visto. Ragazzi, la squadra questa è. Cambia. Se volete la panchina, a parte Sasà, sono tutti ragazzini. Cioè non c'è neanche molta possibilità di cambio. Però io dico comunque la squadra è buona. Per raggiungere l'obiettivo che del Nardò di quest'anno, che mi sembra sia stato dichiarato, certo. La salvezza. Come? A me non interessa, l'importante è che ci salviamo. Se qualcuno vuole la salvezza, vuole altro, deve andare da qualche altro stadio, non deve venire qua. Comunque diciamo per raccogliere qualche dato positivo, il punto alla fine, insomma, tutto sommato. Io non punto, lo butto mai, è un punto queste che sono partite. Ci consente di tenere perdere. Dietro almeno il Francavilla. Sono partite che puoi anche perdere, Salvatore. Io lo prendo volentieri, appunto. Ho visto la squadra arrabbiata nello spogliatoio alla fine della partita, però convinta che ce la può fare, naturalmente tenendo duro, cercando di capire anche le dinamiche del rapporto con i tifosi, insomma sono un po' preoccupati per questo, però dentro di loro hanno una forte moralità questa squadra. Io ripeto, la giudico per 3 giorni. L'impressione è che sia una squadra che non molli, che non voglia lasciare niente a caso con il saltasse.